Luigi, ti disturbo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Sì, a parte questa cosa difficile che non so se va dentro o fuori nemmeno, quindi sai. Sì. Ecco, tutto questo, cioè che non. Cioè di cui per te era impossibile, ma credo anche per l'assistente non fosse così facile. No, capire. Credo. Non cioè, ti no, dico certo. Che non so nemmeno se è dentro. Ma sì, io fra l'altro non ho ancora visto le immagini da. Un po' quello che posso aver letto, sentito, ma che hai detto e sentito tu. Sembra più, forse più dentro che fuori, però. No, però certezza non c'è. No. La riflessione che stavo facendo io, però, io ho visto solamente le foto che fanno vedere sui giornali. Sì. Per essere dentro, per essere il pallone dentro, il polso, non la mano, perché lì lo respinge col polso, il polso deve essere 30 centimetri almeno oltre la linea di porta. Il pallone ha un diametro di 30 centimetri, per cui per essere tutto dentro il pallone deve essere 30 centimetri il polso oltre la linea di porta. Da lì, cioè così dalla sensazione e anche dalla posizione del portiere, ho dei dubbi che può, perché il portiere non ha il braccio. No, comunque, Gigi. No, stiamo parlando di niente. È il sesso degli angeli. No, Gigi, stiamo parlando di niente. Devo dirti. Cioè, non vale nemmeno la pena veramente. No, ma infatti, devo dirti. Discussione su una cosa del genere. Sì, no, ti dico, purtroppo dispiace quando c'è qualcuno che poi è bravo a fare determinati tipi di commenti. Cioè io ho scoperto che il gol era nettamente entrato secondo un giornale, lì è questione credo di malafede o di chi è che dice questo? Tutto Sport. di poca onestà intellettuale. È come quando il Corriere dello Sport parla della Roma, ecco. Sì, no. O della Lazio, cioè sì. Non c'è chance di discussione in questi casi. Ovviamente. Cioè, però ecco, al di là di questo, solo la malafede, quindi no, non. Ti dico la verità, all'entrata in campo nel secondo tempo, io vicino Cappello, che mi ha detto, televisione ha detto che era gol. Sì, è vero, in televisione hanno detto che era gol, però sai, io gli ho detto, ma Fabio, io non lo so se era gol o no, dico in televisione comunque sono bravi a dare dei giudizi definitivi, tanto a loro non costa niente. No, hai ragione. Poi secondo tempo è andato avanti. Devo dirti la verità che l'episodio non ha minimamente alterato, al punto che hanno fatto gol su contropiede. C'è palla dall'altra parte, gol. Sì, combinazione. Sì, non c'è stato uno della Juve. Fosse stato il contrario. Io non oso immaginare oggi, Sì, no, sicuramente. No, io ti parlo sempre partendo dalla malafede. No. Però ti dico, no, io ti parlo in campo, dei malafedisti, capito? Sì, sì. Cioè, però in campo. No, non ho visto, che non c'è stato uno che... Nessuno ha... Poi, alla fine della partita... Come eravamo di nuovo casualmente di fianco io e Cappello, che mi ha salutato, mi ha ringraziato e gli ho detto, credo che capire cosa fosse era impossibile. Secondo me hai arbitrato molto molto bene, noi siamo contentissimi, è andato tutto molto bene, sono episodi di cui si può parlare, ma finché non ci sarà qualche strumento che ce li faccia vedere dal campo non si potrà mai giudicare. No, sono d'accordo. Poi alla fine l'unico che ho visto della Juve, io ero già in macchina che stavamo uscendo dal piazzale sotto, arrivavano che avevano, probabilmente erano arrivati tutti loro dentro al pullman, sia Giraudo che Bettega che Moggi, si è avvicinata al finestrino dalla mia parte Moggi, io ho tirato giù il finestrino, mi ha dato la mano, mi ha detto benissimo, grazie, benissimo, e dico la verità, non mi pigliava per il culo, cioè non era... Guarda, non onestamente hai fatto una buona partita, non vedo perché avrebbe dovuto... Ma ti riferivo le sensazioni del dopo partita. Secondo me anche non avrebbe avuto motivo di cioè hai fatto una partita spettacolare, hanno preso 3 gol loro, sono riusciti a rimontare i 3 gol, hanno avuto un culo inaudito con come
No. Sì, è vero, nella partita di Brescia. Sì, è vero. Quindi sai, no, è una giornata noi, che secondo me la possono considerare. Noi fra l'altro non sapevamo, loro. Noi non sapevamo del risultato di Brescia. Alla fine, dopo la partita, là, quando è arrivato Luci, gli ho detto, ma cosa fate due anticipi? Ci ha detto 1-1. E io mi sono detto, allora capisco, perché poi non erano quelli della Juve comunque così assatanati. Anche quando perdevano, sì, lottavano, però non avevano la bava alla bocca. Sì, questo forse era diverso, certo. Hai capito, se avesse vinto Milan probabilmente avrebbe avuto più attenzione ancora. Chiaro. No, la partita è stata bella, bella. No, a me è piaciuta, anche televisivamente. Devo dire la verità, partiti i primi 20 minuti avevano messo un ritmo, un'aggressività, ma non cattiva, aggressività di gioco. Ma ho visto in campo, non c'è stata questa schiumosità, non so, come Roma-Juventus per dire. No, assolutamente. Che era assolutamente una partita con cattiveria, invece questo no, agonisticamente molto elevata, ma... No, sono stati corretti, è stata divertente per cui... Bene. Io contento. Bene, io anche. No, bene. No, proprio non niente. Discussioni, non ci sono strascichi, niente. Riusciti a dire, dunque, Pistocchi, che non sapeva veramente, credo, dove sbattere. Ma non è cazzandolo. Ma come possibile? E lì sta per vedere questo, ha detto. Beh, però... Sai quello però... del... Sì, alla fine della barriera... Secondo me. Ma a me pare che l'abbia toccata, onestamente. Sì, vabbè, però... Io... Me lo dicevano anche a me, dopo la partita, il commento che ho fatto è stato, beh, onestamente, se dopo un Fiorentina-Juventus si parla di un calcio d'angolo, parla di questo, io ci farei la firma tutte le volte che si parlasse solamente di un calcio d'angolo, a un minuto dalla fine, poi fra l'altro non credo neanche clamorosa, l'avrà sfiorato. L'ha sfiorato appena. Sì, vabbè. No, ma per dirti quindi a che livelli siamo, dice, è lì apposta per questo, no? Sì. Cioè con quel sorriso sarcastico, che io Dio buono ce l'avessi davanti gli tirerei una... Però torno a dirti, se in una partita come quella, col clima che c'era, perché no, poi il pubblico in campo sono stati corretti. No, ma fuori... Fuori, cioè finito il minuto di raccoglimento, dove devo dire la verità, sono stati molto bravi, non ci sono stati nessuno che ne abbia approfittato per offendere, eccetera. Finito il minuto di raccoglimento è partito un coro, uccidiamoli, che era proprio di quelli. Sì. Papale, bello proprio, ecco, veramente di fratellanza ecumenica proprio, uccidiamoli. Buono. Bene, dai. Speriamo che vada bene anche tutto Speriamo. Il resto oggi. Speriamo. Ok, Gigio. Ci vediamo nei prossimi giorni. D'accordo. Ciao, Gigio, a presto, ciao bello. Ciao.